più veloci, più efficienti dal punto di vista energetico e più piccoli. I nuovi processori M1 di Apple sembrano praticamente perfetti. Ma lo sono davvero? Non proprio, ma parliamone insieme. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gian e oggi vi racconto perché non acquisterò i nuovi MacBook con i processori M1. Come sempre, prima di cominciare, vi chiedo di iscrivervi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Vi ricordo inoltre di attivare la campanella per essere sempre notificati ogni volta che pubblico un nuovo video. Fate inoltre un giro sui miei canali di Telegram, JanStack, per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il mio canale YouTube. E invece Amazon Tech Office per essere sempre aggiornati sulle migliori offerte di Amazon che riguardano il mondo della tecnologia. Ovviamente i link ad entrambi i canali li trovate nella descrizione del video. Apple circa una settimana fa ha presentato i nuovi Apple M1, i chip che saranno i cuori dei nuovi MacBook da qui in avanti. Questi chip innovativi contengono all'interno CPU, GPU, cache, Neural Engine, VRAM e DRAM, tutto integrato. Per chi mastica un po' di architettura dei calcolatori, questo chip è un po' una rivoluzione. Per la prima volta non abbiamo più la CPU, che è, se vogliamo, il cuore della scheda madre, collegata con i bus a tutti questi altri componenti, perché per la prima volta tutto quanto è integrato all'interno di un solo ed unico chip. È davvero un gran bel cambiamento ed eliminando quindi i percorsi che prima facevano i dati dalla CPU agli altri componenti sparsi sulla scheda madre, ovviamente si hanno delle performance maggiori in termini di velocità. La CPU contenuta all'interno di questi chip M1 è una CPU 8 core. Di questi 8 core, 4 sono core che vengono utilizzati per i task più impegnativi, e invece 4 core sono utilizzati per task meno impegnativi e quindi ad alta efficienza energetica. Non serve sfruttare sempre al massimo tutta la potenza di questi chip. È normale, se voglio soltanto vedere un video su YouTube o navigare un po' sul web, è diverso rispetto all'esportare un video in 8K con Final Cut. A proposito di esportazione video, anche la GPU è da 8 core. Con questa mossa Apple scarica Intel e passa a crearsi processori in casa, e questa è una mossa davvero ottima. Apple secondo me ha fatto bene perché Intel era spesso e volentieri in ritardo sulla consegna dei propri processori e quindi Apple era costretta spesso a ritardare l'uscita dei nuovi MacBook, dei nuovi computer, essenzialmente perché i processori non erano ancora arrivati. Apple ovviamente non ha fatto questa mossa solo per rispettare le proprie tabelle di marcia, ma l'ha fatto anche perché in questo momento i processori che producono sono nettamente meglio di quelli che utilizzavano prima di Intel. Adesso Apple, come ha sempre fatto per tutti i suoi dispositivi mobili, può concentrarsi sull'integrazione tra hardware e software. Vi faccio un esempio stupido: gli iPhone riescono spesso a battere dispositivi Android di fascia alta, nonostante sulla carta abbiano delle specifiche tecniche inferiori. Questo appunto perché Apple è famosa per riuscire a integrare alla perfezione hardware e software. Su Android ovviamente questo non è possibile perché i chip che utilizzano sono uguali per tutti e devono, tra virgolette, lavorare con quello che hanno. Secondo me con i Mac succederà qualcosa di simile. Sulla carta magari gli altri processori avranno la meglio, però quando si vanno a confrontare dei task quotidiani che possono essere l'esportazione di video, il rendering grafico e cose di questo tipo, comunque i dispositivi Apple potrebbero avere la meglio. Apple, utilizzando questo nuovo e fantastico chip M1, ha aumentato davvero di tanto l'autonomia dei propri dispositivi. Il nuovo MacBook da 13 pollici, ad esempio, riesce a resistere fino a 20 ore di riproduzione video e fino a 17 ore in navigazione web. Davvero incredibile. Cioè, potremmo potenzialmente caricare il nostro MacBook una volta ogni 2 giorni. Sempre grazie al nuovo chip M1, pensate che il nuovo MacBook Pro da 13 pollici è in grado di offrire prestazioni grafiche 5 volte superiori rispetto a quelle del modello precedente. Oltre al nuovo MacBook Pro da 13 pollici, Apple ha anche presentato il nuovo MacBook Air da 13 pollici e il nuovo Mac Mini, e tutti questi dispositivi utilizzano il nuovo chip M1. Quest'ultimo, il Mac Mini, è davvero interessante anche per la riduzione del prezzo di vendita. Costa infatti 819 il modello base, che è meno di un iPhone 12 o di un iPhone 12 mini. Finalmente Apple, secondo me, ha raggiunto il prezzo giusto per un Mac entry level. Se siete interessati all'acquisto di questi Mac, vi lascio in descrizione i link ad Amazon. Ok, quindi processori velocissimi e super efficienti dal punto di vista energetico. Dov'è la fregatura? La fregatura è che questa nuova architettura impone che tutte le applicazioni che oggi girano sui nostri Mac e che sono quindi basate su architettura Intel devono essere riscritte, ricompilate e riviste interamente dagli sviluppatori. Nel fare questo non c'è niente di male: quando tutte queste revisioni saranno completate, tutte le applicazioni che gireranno sui chip M1 saranno velocissime, incredibili. Il vero problema è il periodo di transizione che ci aspetta. Apple ha detto che ci vorranno circa 2 anni.
Durante questo periodo tutti gli sviluppatori dovranno adattare le proprie applicazioni in modo tale che funzionino anche con i nuovi chip M1, perché è il futuro, si va in questa direzione. Il problema è che per questo processo non ci vogliono esattamente 5 minuti. Ad esempio Photoshop verrà rilasciato nel primo quarter del 2021 e se Adobe, che è una delle case di produzione software più grande al mondo, ha bisogno di tutto questo tempo per rivedere il proprio software, probabilmente anche gli altri sviluppatori non avranno esattamente la vita facile durante questa transizione. Nessuno poi ci garantisce che tutte le case di produzione software siano pronte così in tempo zero a dedicare della forza lavoro per tradurre, per diciamo portare queste applicazioni da architettura Intel ad architettura Apple Silicon. Passerà quindi così tanto tempo che se avete acquistato questi Mac adesso sarà già ora di cambiarli. Calma Gian, quindi se io ho delle applicazioni che non esistono in questo momento per Apple Silicon e che utilizzo sui miei Mac Intel, non posso utilizzarle sui nuovi Mac? Tecnicamente sì, si possono utilizzare, altrimenti nessuno comprerebbe questi nuovi computer. C'è però un punto di attenzione anche qui, perché queste applicazioni ovviamente non gireranno in modo nativo, hanno bisogno di un'emulazione che viene effettuata tramite Rosetta 2. I più vintage che stanno guardando questo video si ricorderanno sicuramente che Rosetta era il nome dell'applicazione di emulazione che Apple aveva rilasciato durante la transizione da PowerPC ad Intel nel lontano 2006. Ricapitolando quindi, abbiamo due tipi di applicazioni: quelle che già girano nativamente su questi nuovi Apple Silicon e quindi sono applicazioni super ottimizzate che funzionano velocissime e che sfruttano al massimo il nuovo chip M1, il problema è che in questo momento si contano davvero sulle dita di una mano. Il secondo tipo sono tutte le applicazioni che in questo momento non sono ottimizzate per Apple Silicon, le possiamo comunque utilizzare, ma è necessario un processo di emulazione. Apple dichiara che le applicazioni eseguite grazie a questo processo di emulazione girano bene almeno quanto giravano prima sui processori Intel, se non un pelino più veloci. Non ci sono quindi in questo caso enormi miglioramenti in termini di performance. Personalmente questo processo di emulazione non mi convince al 100%. Non fraintendetemi, Apple è un'ottima casa di produzione software e sono sicuro che hanno creato il miglior software di emulazione possibile. Ma stiamo emulando un'intera architettura hardware e non è esattamente semplice creare un software di questo tipo. Di conseguenza mi immagino che ci saranno comunque delle incompatibilità, magari un'applicazione che utilizzate oggi sui vostri Mac Intel non riuscirete nemmeno ad aprirla sui nuovi MacBook con processore M1. E se sono software che voi utilizzate tutti i giorni e che vi servono magari per lavoro e per il vostro business, questo potrebbe essere un problema. Se vi trovate quindi in una di queste situazioni, non potete fare altro che aspettare che la casa di produzione software rilasci un'applicazione nativa per Apple Silicon. Potrebbe volerci un giorno, così come 2 anni. Questo è un po' una fregatura dal mio punto di vista, perché se io acquisto un nuovo MacBook, voglio perlomeno essere in grado di utilizzare tutte le applicazioni che posso utilizzare oggi, altrimenti non è un vero upgrade, mi sembra quasi un downgrade. Prima di continuare voglio parlarvi di offertepertutti.it, un sito davvero fantastico che vi permette di risparmiare acquistando su Amazon. Utilizzarlo è davvero semplicissimo, basta copiare il link del prodotto Amazon che ci interessa e incollarlo all'interno di offertepertutti.it. Premiamo poi su cerca ora e ci verrà aperta una nuova scheda con tutte le migliori offerte di Amazon applicate al prodotto che stiamo cercando. Non ci resta quindi che selezionare l'offerta migliore, acquistare il prodotto e risparmiare qualcosa. È inoltre disponibile Offerte per Tutti Bot, un bot di Telegram che fa essenzialmente la stessa cosa. Basta copiare il link del prodotto Amazon che ci interessa e incollarlo all'interno della chat del bot. Premiamo poi sul link che ci manda in risposta al bot e il gioco è fatto. Se acquisterete a partire da uno di questi due metodi aiuterete il canale a crescere e per questo vi ringrazio in anticipo. Torniamo adesso al video. Dal mio punto di vista la compatibilità batte le performance, almeno in questo caso. Io voglio poter utilizzare le mie applicazioni per Mac sul mio computer senza problemi di compatibilità e quindi in questo caso sono disposto a rinunciare a quella potenza computazionale, a quelle performance migliorate che i nuovi processori M1 mi danno su un numero limitato di applicazioni. Di fatto questi nuovi Mac con processore Apple Silicon M1 sono delle prime generazioni e quindi se acquistiamo questi computer dobbiamo essere disposti essenzialmente ad essere dei beta tester. In tutto questo però un beneficio c'è. Utilizzando i nuovi Mac con processore Apple Silicon M1 abbiamo la possibilità di utilizzare tutte le applicazioni per iPhone e iPad direttamente sul nostro computer. Ovviamente va tenuto presente che queste applicazioni sono pensate per un'interfaccia touchscreen e quindi dobbiamo utilizzare il mouse ed è un po' scomodo. Se però c'è qualche gioco di cui non potete fare a meno anche sul vostro computer, potete scaricarlo e giocare anche qui. Tornando agli svantaggi dei processori Apple Silicon, non abbiamo la possibilità di collegare delle schede grafiche esterne. In questo momento non è chiaro se questa incompatibilità è soltanto una cosa momentanea oppure se sarà permanente. Come ho detto prima, di fatto chi acquista un MacBook nel 2020 o acquisterà un MacBook nel 2021 con architettura Apple Silicon accetterà di fatto di essere un beta tester. Utilizzerà quindi app potenzialmente instabili e un'architettura non ancora del tutto affermata.
Non sto dicendo che sarà un'esperienza da strapparsi i capelli. Se utilizzate il vostro Mac per task, tra virgolette, light, quindi non lo so, navigare online, guardare video, modificare due o tre foto, non penso che avrete nessun tipo di problema. I nodi secondo me verrebbero a pettine per le persone che sono, tra virgolette, power user, quindi che utilizzano il proprio Mac per fare delle cose che sono un pelo meno convenzionali, quindi non lo so, lo sviluppo di applicazioni, l'editing video, l'editing audio e quindi l'utilizzo di applicazioni che comunque nel 90% dei casi non interessano all'utente medio. Io sono uno di questi power user e infatti ritengo che questo nuovo Mac, al momento, visto che è una prima generazione, non faccia per me. Quando contemplerò l'idea di passare ad Apple Silicon? Quando ci sarà un MacBook che risponderà al 100% alle mie esigenze. Io utilizzo il mio MacBook per lavoro, è un MacBook da 16 pollici del 2018, lo utilizzo per tutti i task lavorativi e anche per tutti i task di video editing, photo editing, insomma tutto ciò che è relativo a YouTube. Io utilizzo infatti una svariata gamma di applicazioni sul mio Mac e non posso permettermi di avere bisogno di un'applicazione che, ops, non esiste ancora per Apple Silicon, ops, non parte con l'emulatore. Assolutamente no. Vi racconto questa storia perché è divertente. Io nel 2011 ho acquistato il mio primo iMac, il mio primo computer con sistema operativo macOS, e ho provato ad installare un'applicazione perché mi serviva, ora non ricordo neanche il tipo di applicazione, ma di fatto non sono riuscito a farla partire. E questo perché? Perché questa applicazione era stata sviluppata per PowerPC. Quindi questo sviluppatore aveva creato l'applicazione per l'architettura presente prima della transizione del 2006 e non si era preoccupato di creare una versione per Intel. Cavolo, erano passati 4 anni e ancora questa applicazione non era disponibile per la nuova architettura. Diciamo, spero di no, ma questa cosa potrebbe ripetersi anche adesso. Se però tra un paio d'anni la maggior parte delle applicazioni che utilizzo saranno disponibili nativamente per girare su Apple Silicon, potrei considerare l'idea di cambiare il mio MacBook. Mi aspetto infatti che tra un paio d'anni saranno usciti anche i nuovi MacBook Pro da 16 pollici con architettura Apple Silicon, con quindi delle performance diciamo comparabili con quelle del mio MacBook che ho oggi. Le cose che faccio fare al mio MacBook sono tutt'altro che light. Ad esempio già l'esportazione di un video in 4K richiede diversi minuti di elaborazione, quindi non posso permettermi di prendere, non lo so, un MacBook Air o un MacBook Pro da 13. Ho bisogno di qualcosa di un pelo più potente. Insomma, traendo un po' le conclusioni, io non acquisterò nessun computer con il processore Apple M1, almeno in questo momento. L'architettura hardware potrebbe anche essere pronta, ma la parte software ancora secondo me non c'è. Non possiamo fare altro che aspettare, è una transizione che richiederà del tempo. Switchare ora secondo me è un rischio, un azzardo. Tutte le prime versioni delle nuove applicazioni disponibili per Apple Silicon avranno inevitabilmente dei problemi e non voglio fare parte del gruppo di utenti che deve segnalare ad Apple o agli sviluppatori perché queste applicazioni si chiudono inaspettatamente o perché alcune funzioni non vanno. Piano piano però coi bug fix e gli aggiornamenti queste applicazioni torneranno a funzionare al 100% e a quel punto allora sì che questa architettura sarà pronta dal punto di vista hardware e dal punto di vista software. Teniamo sempre a mente che per quanto impressionanti questi Mac sono delle prime generazioni anche dal punto di vista dell'hardware, quindi sicuramente la seconda o la terza generazione saranno perfette. Perché dico questo, basta pensare all'Apple Keyboard dei MacBook. Nel 2016 Apple ha presentato un nuovo meccanismo per la tastiera che non è piaciuto a nessuno, che aveva un sacco di problemi e dopo due o tre generazioni finalmente sono ritornati a uno standard tra virgolette accettabile. La stessa cosa, magari con un'entità diversa, potrebbe succedere anche con questi processori, quindi buttarsi su una prima generazione è sempre un po' rischioso. Questi chip possono migliorare ancora tanto, e so che Apple di anno in anno li migliorerà a tal punto che saranno davvero, davvero incredibili. Non mi sorprenderei se nel 2022, anzi probabilmente andrà così, io dovessi acquistare un nuovo MacBook con processore Apple Silicon, però diciamo che fino ad allora io e il mio MacBook Pro del 2018 andremo benissimo insieme. Se, nonostante tutto quello che ho detto, siete ancora interessati all'acquisto di questi computer, trovate i link nella descrizione del video. E voi che cosa ne pensate di questi Apple Silicon? Fatemelo sapere nei commenti qua sotto. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un like ed iscrivetevi al canale per altri video come questo e tanto altro sul mondo della tecnologia. Come sempre all'interno della descrizione troverete tutti i link ai miei social, ovvero Facebook, Telegram ed Instagram. Mi raccomando seguitemi, questo video è finito e noi ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!